torna il grande ciclismo a Ceglie Messapica con la 61esima Coppa Messapica Giro della Valle d'Itria, la gara ciclistica nazionale per l'elite d'Under 23. Una classica del ciclismo dilettantistico che anche quest'anno ha richiamato al via importanti atleti provenienti da tutta Italia. Spettacolare il circuito disegnato dagli organizzatori, con numerosi passaggi nel suggestivo centro storico ed una corsa infiammata da vari tentativi di fuga. Prima se ne vanno in 6, ma il gruppo lascia un vantaggio massimo di 30 secondi, un plotone che cerca sempre di controllare la situazione. Nelle ultime fasi di corsa l'attacco di Lucio Pierantozzi della futura team, che arriva a guadagnare una ventina di secondi nei confronti del plotone e si avvicina al traguardo. Dietro il gruppo cerca in qualche modo di recuperare, cerca di ricucire questo strappo e ci riesce. Si presenta così compatto nelle ultimi chilometri di corsa nel centro storico, con il successivo passaggio sul lastricato in marmo, e viene lanciata la volata a 200 metri con il bello spunto di Francesco Romano della Velo Racing Palazzago, che precede Andrea Biancalani e Mick Manuele Tarozzi in terza posizione. Francesco Romano, quarta vittoria personale stagionale, un biglietto da visita importante, sei stato tra i protagonisti di questa corsa, ci tenevi e hai vinto. Sì, ci tenevo perché alla fine era un percorso adatto alle mie caratteristiche, vengo da un percorso diciamo in crescita, infatti oggi stavo bene e ho provato e sono riuscito a conquistare questa vittoria. 2021 che non è finito, altre gare nel mirino? Sì, ancora ne ho altre 3-4 gare e poi vedremo per il futuro. 2022 non ci sbilanciamo al momento? Ma c'è poco da sbilanciarsi, ancora è tutto da vedere.